4 e 25 del mattino, tra 3 ore esatte ho un volo. Ovviamente, dato che si parla di viaggiare, non poteva non tornare Lorenzo Dai sul mio canale. Ci siamo. Buongiorno. Buongiorno. Ho dormito 20 minuti. Sì, anch'io. Aiuto. Comunque, la temperatura delle 5 di mattina è perfetta. È goduriosa. Goduriosa. Ufficialmente il primo aereo post quarantena. L'idea per questo video nasce dal fatto che ho trovato un'offerta per volare in due con Wizz Air verso Londra. C'è proprio una piccola idea da cui è scaturito questo viaggio. Saranno 7 mesi che ho questa voglia infinita di mangiarmi un burrito da cipotle. Quindi stiamo viaggiando là solo per questo? Stiamo andando a Londra per prendere un burrito da cipotle. Mi piace. Avventura vecchio stile Giovanni Fois. Se volete lasciare un like per supportare il mio canale, potete farlo in questo momento. Picchiate like. 2 giorni pieni a Londra. In realtà a me ne bastavano 2 ore. Andavo, prendevo un burrito e tornavo. Comunque una volta si prendeva il treno per andare a prendere il caffè a Napoli. Ora si prendono gli aerei per andare a prendere un burrito a Londra. Mi piace l'idea. Quasi dimenticavo di dirvi che sono a dieta. O almeno fino a quando non sbarcherò a Londra sarò a dieta. Cioè... c'è da dire che non me lo aspettavo, ma voi non avete idea di quanti aerei ci fossero per Londra. Circa ne abbiamo contati 3 o 4 nell'ultima ora ed erano tutti pieni. E stiamo andando tutti a Londra per prendere il burrito. Fatemi capire. Dai che mo finite. Mi piace male, ve lo dico. Pensa che risate se arriviamo a Londra. È chiuso. È chiuso Cipolla. Letteralmente non ho controllato se fosse aperto. No. Te lo giuro. Controlla subito. No, io l'effetto sorpresa lì. Questo è il bello dell'avventura. Let's go! Atterrati. Non c'entro. Raga, non ne avevo idea. Ma Londra fa freddo. Andiamo al mare noi. Harry Potter. Il mio obiettivo del giorno, cipotle, apre a mezzogiorno. Ho fame. Sono le 10:30. Ho appena chiesto informazioni e fuori dalle metro e dai negozi si può togliere la mascherina. Anche perché è da quando siamo partiti in aeroporto con la mascherina addosso e non mi sento più la bocca. Comunque siamo a Piccadilly. C'è un Pikachu gigante! Andiamo da Pikachu. È vivo, fra. Vivo. Pikachu. Thundershock. Ragazzi, quello lì è Pikachu quando lo ordini da Wish. Uguale. Easy. Dovete sapere che una mia dote da viaggiatore è avere una grandissima memoria fotografica e un grande senso dell'orientamento. Infatti non importa quante volte sono stato in un posto, anche mezza volta, imparo a memoria le strade, ricordo esattamente dove sono i negozi e dove devo andare. Questa è una grande aggiunta al mio futuro da viaggiatore. Futuro, che ormai sono un traveler, international traveler. Raga, gira gira, guarda, mi ritrovo a Napoli, 50 colò. Ma vuoi mettere che non ce la facciamo una bella pizza? Ma chi è? Ciro Salvino? No, bravo, è quello della frittatina. Ha già svolto la frittatina. Aspetta alle 2. Hai visto? Parli italiano, sì. Bravo. Voglio una frittatina a mezzogiorno. Mi assicuri che è buona quanto quella di Napoli? Meglio. Meglio. Guaiù, state calmo. Esagerà. Allora dopo. A dopo ci pigliamo una frittatina. Guaiù. È il nostro obiettivo attuale. Sono venuto 2 volte già a Londra e ancora non sono mai andato sul London Eye. Voglio buttare mezz'ora della mia vita. Lorenzo ha fame di un frozen yogurt e quindi ci siamo fermati qua. E mango. No, passion fruit. Ah, taste test, prendiamo di tutto. Do you like? Yeah, I like it. Do should I take the Oreo and the passion fruit? La dieta, ma ricominciamo dopo domani. Mo si è ricordato perché l'anno scorso non siamo saliti, mi sono ricordato. Perché c'è una fila d'ora. Ma chi vese in culo? Quello lì è il nostro obiettivo attuale. Ciao, è mezzogiorno meno 5, sta avendo cipotle. Ciao! È quasi insonnio, bro. Ah, sono felice! Davvero sono venuto a Londra solo per questo, non sto scherzando. Piccola premessa: cipotrillo ho mangiato per la prima volta a Los Angeles in un video delle cheesecake. Io non avevo idea di cosa fosse. Avevo mangiato il burrito, penso, mezza volta in vita mia e mi sono innamorato. Sì, arrivo. Mi chiamano, mi dicono, puoi ordinare? Get a burrito. Oh, right, let's do it. For me, white rice. Yeah, black. And which meat do you like? The spicy one. All right. Medium. Formaggio. Yeah. Guacamole. Va bene. Yes. Che bello, raga. È un very, very felice. Sono proprio grossi sti cosi, E paga Lorenzo Dario, ho sentito. Paga Lorenzo Dario. Devo tipo 2.000 euro, quindi. No, pago io con Buddy Bank, brother. You put on orologio, Buddy Bank. Oh, dall'ultima volta qualcosa in inglese l'hai imparato. Sì, hai visto? No, ma mi sto esercitando. Raga, sono felice, sono una persona molto felice. Questo rappresenta esattamente la mia felicità in questo momento.
Cacciotto, Vieni a mangiarlo? Sì. Tu mi hai accompagnato in questa impresa di farti 2 ore di aereo, un viaggio così, solo per mangiare questo nel mio caso. Sì, mi piace. Beh, what's the problem? Ci sei? Sì, vai. Raga, è un anno che aspettavo di mangiare questa cosa. Sono un po' in tasso fatto in questo momento, ne voglio 10. Però guardate quanta roba c'è dentro, è assurdo. So che molti di voi si stanno chiedendo quante calorie ha circa un burrito. Secondo me un burrito di queste dimensioni varia tra le 1100 e le 1300 calorie. Secondo me, in questo caso di questo burrito qui, è il manzo sfilacciato. Qualsiasi altra cosa, ma il manzo sfilacciato così è la fine del mondo. Il kebab a Berlino era buono, sì. Ma il burrito è più buono, fra. Cioè a me il burrito piace più del kebab. Sì? Te lo giuro. Se la giocano, per me se la contendono. Cioè è proprio pieno. Io vi dico una cosa, se passate da Londra o da Parigi, comunque in Europa ci sono dei posti vicini in cui potete trovarlo. Cipotle, burrito. Per questa piccola pazzia, per essere venuto a prendere il burrito fino a Londra, ne avevo veramente tanta voglia. Se vi va, lasciate un like per supportare il canale, ma soprattutto iscrivetevi, perché secondo me entro fine dell'anno 1 milione di iscritti lo facciamo. Qui lo dico, qui lo nego. Secondo me 1 milione lo facciamo. Amici miei, volevo dirvi che comunque questo video è in collaborazione con Buddybank. Ormai lo sapete, Buddybank è la mia banca. Lo utilizzo sia dall'Apple Watch e direttamente dal telefono con Apple Pay. Ormai saranno 6 mesi che non porto più con me la carta fisica. Volevo ricordarvi che Buddybank è il nuovo modello di banca Unicredit per smartphone, utilizzabile interamente dal vostro iPhone e ora anche da Android. Quindi se voi la scaricate, adesso qua sotto vi lascio il link in descrizione, se entro il 7 settembre avete un conto con Buddybank, vi verranno accreditati direttamente 40 euro di bonus. Vi ricordo che questa cosa sia per iPhone che per Android, e io ve lo dico, avere la propria carta direttamente sul cellulare e poter gestire tutto è una comodità infinita. Ah, oh, è incredibile come un solo burrito ti riempia lo stomaco. Lo adoro, mi sono innamorato di questo cibo. Adesso ci facciamo un'altra piccola passeggiata perché abbiamo visto delle alette piccanti non male. Andiamo a vedere. Wings, una aletta nella mia. Più calorie ci darà. Io pensavo più piccante ci darà. Ingrasseremo insieme. I want this one. Questi qui sono i gradi di piccantezza e io ho preso 4 atomic e 4 mango habanero. Ha detto che sono veramente tanto piccanti, ma io sono molto coraggioso. Questo qui è l'atomic, il più piccante, mentre questo qui è il mango habanero. Raga, fanno un odore assurdo. Sei pronto? No. Se vuoi attutire c'è la salsa ranch. Meno male, almeno quella. Cioncin. It was at this moment that he knew he fucked up. Ok, ho la bocca in fiamme. Quanto è buono il mango? Gradevole. Diciamo che non si muore. No. Niente acqua. Vai, l'altra. Queste qua no, raga. Vai, 3, 2, 1, via. Fallo salire. È buonissima, però cazzo. Oh. Dai, tieni il pezzo più grosso, vai. Sì, quel. Bisogno di un infermiere. Mi brucia tutto qui. Viaggio epico finito male. Brucia. Mamma mia. Brucia ancora. C'è il piccante nella saliva, zio. Ragazzi, spero di avervi intrattenuto questi pochi minuti con me a Londra. Se così è stato, vi chiedo di lasciare un bel like al video. Vediamo se riusciamo ad arrivare a 100.000 like sotto questo video, anche se è agosto pieno, proprio pieno agosto. Iscrivetevi al canale. Vi lascio anche il canale di Lorenzo Lari, come al solito, qua sotto in descrizione. Guardate la seconda parte di questo video che uscirà tra un paio di giorni. E se state guardando questo video dopo, andate a vedere la seconda parte che è già uscita sul canale. Ciao ragazzi.